Sistema Toyota Touch and Go 2 viene implementata e aumentata la possibilità di interazioni con internet pescando i dati da un telefono cellulare via tethering Bluetooth, quindi bisogna collegare un cellulare via Bluetooth e questo darà i dati alla vettura. Non comodissimo, sarebbe stato meglio magari un tethering Wi-Fi, però comunque funziona. Parto da questa schermata che è quella del navigatore perché vi faccio vedere come è possibile, cliccando la scritta Street View, anche qua vedere le immagini della, della destinazione. Vedete, io ho messo una via di Milano e posso vedere se effettivamente è la via dove voglio arrivare, il negozio dove voglio arrivare, e quindi mi risulta più comodo anche utilizzare il navigatore, che per resto funziona come quello della Touch & Go 1 che avevamo già provato sulla Yaris ibrida. E allora facciamo un focus proprio sulla parte internet, possibilità di fare ricerche tramite Google, tramite TomTom Place e anche tramite Here, ricordo il database di Nokia. Se il telefono lo supporta si possono andare a leggere le email, il mio Android Samsung non le supporta. Seconda parte, seconda schermata con le immagini che possono essere scaricate dalla chiavetta USB, il servizio Toyota per l'assistenza, che bisogna utilizzare solamente in caso di guasto, Street View che ci fa vedere dove siamo oppure dove vogliamo andare. Ecco, la critica è che il sistema è abbastanza lento, vedete quanto ci mette a caricare l'immagine di Street View. Alla fine della fiera si fa prima a prendere lo smartphone e a utilizzarlo per vedere dove siamo o dove vogliamo andare, ma tant'è, le altre funzionalità sono quelle di panoramio, che ci fa vedere delle foto della località o dove anche qua vogliamo andare oppure dove siamo. Anche qua lunghi tempi di attesa, nonostante noi in questo momento siamo sotto copertura 3G, quindi non è proprio la velocità della connessione dati quanto la velocità del sistema in generale. Vedete, noi siamo qua, abbiamo delle foto qua in editori che possiamo andare a visualizzare, e andiamo nella terza schermata dove possiamo andare nel Store, che è lo store di applicazioni di Toyota. Ci sono delle applicazioni che si possono acquistare, altre che si possono scaricare gratuitamente. Quelle gratuite noi le abbiamo praticamente scaricate tutte, adesso un attimo ve le faccio vedere, sempre attesa del collegamento e del download. Ecco qua, vedete dove c'è la scritta compra, sono a pagamento. Sotto ci sono tutte le applicazioni invece che abbiamo installato. Torniamo indietro perché ve le faccio vedere. La prima è molto interessante perché ci dà i prezzi dei carburanti, tra l'altro aggiornati, perché sono passato davanti a due o tre distributori e ho voluto controllare e sono aggiornati, il database è aggiornato con i prezzi reali. Vedete, ci dà la stazione il distributore più vicino e ci dice anche il prezzo del carburante. Possiamo selezionare che tipo di carburante ci interessa e qua vediamo il prezzo, possiamo cliccando sopra navigare verso la stazione di servizio magari la più conveniente. Glass of Water, praticamente un'applicazione che ci aiuta a guidare in maniera ecologica. Dobbiamo stare attenti a non far uscire l'acqua da questo bicchiere virtuale mentre andiamo con la nostra vettura. Qua ci indica i parcheggi più vicini e qua invece il meteo relativo a dove siamo oppure alla destinazione che abbiamo impostato sul navigatore. Vedete, le funzionalità ci sono, il display è grande, 7 pollici, touchscreen, resistivo, ma comunque prende bene i nostri comandi. L'unica critica che posso fare a questo sistema infotainment è proprio l'estrema lentezza. Se andiamo qua nelle informazioni sulla vettura possiamo avere tre tipi di informazioni: di 5 minuti in 5 minuti il dispendio energetico e anche quanto abbiamo rigenerato visto che siamo su una ibrida, il consumo medio degli ultimi viaggi e qua diciamo istantaneamente quanta batteria abbiamo, che motore viene messo in funzione e come vengono generati i flussi. Questo è il navigatore, perderò poco tempo su navigatore, sul sistema audio, perché abbiamo già visto su Touch & Go 1 come funzionava, funziona molto bene, varie possibilità di ingresso, AM, FM ovviamente, poi c'è il Bluetooth che funziona decisamente bene, funziona anche Spotify e Deezer, e poi la seconda pagina dove troviamo la USB, anche qua ben funzionante. Qua sotto l'ingresso USB con di fianco una presa accendisigari per ricaricare eventuali altri accessori. Magari vi faccio sentire come suona perché ha dei bassi veramente interessanti. Alziamo anche il volume del Bluetooth del cellulare perché non era al massimo.
bene, per essere un impianto di serie suona anche decisamente bene, quindi interessante, applicazioni non tantissime, unica critica, ci vorrebbe un pochino più di velocità per fruire al 100% dei contenuti, soprattutto internet.